Qui siamo sempre su Trivolgo.net, stiamo presentando la nostra nuova rubrica, come possiamo dirla, diversa dal solito. Abbiamo avuto quella dei motori, fashion, tendenza, news, altre tipologie di altre rubriche, ma adesso andiamo con un'altra rubrica. Voi direte, diciamo che avete un diverso modo di pensare. Siamo nella parte culinaria, ma si chiamerà e si chiama te Taquina News, Sanitas, ossia è un taquino all'antica latino che vengono trasferiti a tutti quelli manuali della cucina, ossia erbe, come si trovano le erbe, come si cucinano, cosa sono, come cosa fanno, se sono medicinali, culinarie o pericolosissime. Avremo altre notizie con informazioni culturali, dove si troverà, cosa si mangerà, dove si mangerà e come si preparerà un piatto. Poi vedremo le news con varie situazioni, faremo una critica dell'oggetto, della parte culinaria. Può essere, facciamo un esempio, l'olio, se siamo un vero olio italiano fatto sul territorio italiano. Avremo, che ne so, le uova se sono veramente fatte in batteria, oppure la carne se è veramente fatta in territorio italiano, oppure il latte, tutto quanto riguarda la parte della cucina. Intervisteremo anche chef, cuochi, professionali e non professionali. Avremo anche la parte, diciamo, della cronaca nera, del riciclaggio, delle parti che vengono costruiti, vengono messi in commercio varie attività, vari materiali, come il vino che si mette, tra virgolette, il Made in Italy, che abbiamo sentito dalla Guardia di Finanza e anche altre televisioni, anche altre tra i giornali anche satirici oppure normali, bottiglie, tra virgolette, o pacchetti di vino liofilizzato in una busta all'interno di un grande pacco dove c'era l'etichetta, la bottiglia del vino e naturalmente questo liquido e tutte le istruzioni su da farsi. Tutto denominato Made in Italy. Tutto italiano, con etichette di Montepulciano, del Barolo, del Vinsanto e altri vini. Naturalmente c'è anche lo champagne, o italiano, spumante italiano, francese, o altro genere della vallata della California, che dichiarano di essere italiani, presi giusto dalle viti italiane, ma portati in America, con terreno americano, terreno di un altro genere di acidità, altro genere di temperature, e quello dichiarato italiano. Va bene, adesso diamo inizio alla nostra rubrica e sperando che vi farà piacere, tra qualche secondo andiamo a vedere le nostre primi news. Sempre su tevoche.net, il nostro sito www.studiopr.sigratis.net, sempre nella nuova rubrica Taquina Sanitatis News, ossia taquino, ricordiamo che cos'è il taquino, il book notice di ora, il note all'interno del vostro computer, oppure il cloud del vostro computer internet, la vostra informazione all'interno del vostro cervello elettronico, cervello umano e cervello del quotidiano. Come abbiamo parlato l'altra puntata dell'olio del Made in Italy, continuiamo su questo scia del Made in Italy. Allora, siamo sempre su tevoghe.net e siamo sempre sulle nostre critiche gastronomiche, culinarie, e il nostro taccuino per le nostre prescrizioni mediche, culinarie, ambientali. Ricordiamo che cos'è sempre un taccuino enogastronomico. Parliamo oggi di una cosa ancora più italiana. Qual è il colore della bandiera italiana? Il bianco, il rosso e il verde, se ben ricordo. Con la bandierina siamo tradizionalisti con il bianco, rosso e verde, ma siamo anche paese europeo,
nostro all'interno nel nostro Parlamento europeo di Bruxelles, delle commissioni e della Strasburgo. Allora, il secondo nostro prodotto in questione è il famoso prodotto interno dentro, delle queste bottiglie, scatole o cartoni, del pomodoro, la parte rossa della nostra bandiera. Rossa, vivo, e il pomodoro. Quest'oggi prendiamo un altro prodotto, quello dell'altra volta era l'olio. Olio e pomodoro si combinano bene. Adesso parliamo, quello è un olio nazionale di un certo livello, diciamo, tra virgolette, un certo livello, il Sacra, che non era, ricordiamo, non era ancora del tutto italiano, ma produzione europea di olio, di olive europee. Vediamo questo e scopriamo che cos'è. È un prodotto della Sagoma, naturalmente all'interno dei supermercati si trovano del famoso marchio Lidl. Abbiamo trovato questo prodotto e lo proveremo anche con la parte culinaria, diciamo con le ricette, piccole ricette, per farvi capire a chi non ha questa dismestichezza del cucinare come ci si può sbizzarrire con creatività o tradizione di questo prodotto. Vediamo, bottiglia di vetro, trasparente, cesellata con delle venature. Vediamo com'è, abbiamo interno però com'è tranquillamente, è normale, è una società Sargona di Lidl, lo ricordiamo. Sugo pronto questo con basilico, ecco il verde, abbiamo trovato una cosa rossa e una cosa verde. Allora, andiamo a leggere che com'è fatta, è una bottiglia con un marchio, qui dichiara di essere italiano, ce l'abbiamo anche la bandiera, vedete? C'è un marchio. È un bandiera italiana e c'è scritto prodotto in Italia. Voi direte, sarà un prodotto italiano, sarà nella nostra territorio. Io ancora non l'ho letto, leggerò insieme a voi l'etichetta e vedremo com'è. Vediamo l'inizio. Allora, Sargoma, sugo pronto con basilico. Basilico che cos'è? È un'erba che si trova sul territorio italiano, è famoso anche il pesto a Ligure. Poi troviamo, qui ne troviamo una lingua in inglese, è scritto una V su un color verde e c'è scritto vegetarians e vegan, tenete voi la conclusione. Andiamo a leggere questa parte sinistra qua. Scritto in varie lingue, naturalmente, perché Lidl è un supermercato internazionale, e troviamo l'italiano. Andiamo a trovare. Ah sì, qui la foto dichiara che è un suggerimento di presentazione in varie lingue. Suggestione di presentazione e altre lingue che non sono quel genere di russo, non lo so, mi spiace. E altre lingue arabe non le leggo. Andiamo a vedere altre qua. Ecco, altra immagine qui, vedete? Ecco che vi faccio vedere. Questa qua. Adesso sono 700 grammi. Poi c'è anche il 720, non so che significa. Penso che significherà questo per voi, eh? Penso che sarà con la bottiglia 20 grammi. Non si sa. Poi vediamo che c'è scritto. Pastorizzato. Pastorizzato, questo è un prodotto pastorizzato. Peso netto, è un peso netto, l'abbiamo capito, pastorizzato il prodotto, naturalmente peso netto, e poi tutte le vostre altre lingue che non leggerò. Naturalmente avremo scritto qui da buttare, ecco altre cose, da buttare nel cestino giusto del bottiglio di vetro, non ricordiamo, è vetro. È riciclato, non si sa, ci sono altre indicazioni qua, guardate, altre indicazioni. Andiamo a vedere dietro, che cosa c'è dietro? Nella una pubblicità nota a voi. Allora, in prima lingua tedesca, seconda lingua l'italiano, siamo già in seconda lingua, non siamo all'ultimo, pensavamo all'ultimo. Allora, scritto sugo pronto con basilico, e questo avevamo già saputo. Ingredienti: pomodori 93,6%, concentrato di pomodoro,
calorico 0,6%, zucchero, sale da cucina, cipolle, prodotto in Italia, da Princess Industries, Industrie Alimentari SRL, nello stabilimento di 2 punti. Vedi sigla sul collo della bottiglia, sul collo della bottiglia. Qual è il collo della bottiglia? Eccolo qua, il collo è questo. Il nostro collo è questo. Qui dice, vediamo un po' che cosa dice. Allora, qui dice che è fabbricato in Italia. Però non dice dove si è, dove vengono prodotti questi, dove crescono questi pomodori. Si dovrebbero crescere sulla terra italiana, specialmente al sud. Ma io non leggo, non abbiamo letto questa cosa. Vabbè, vediamo altre letture. Domandatevelo voi, non lo faccio io. Allora, da consumarsi preferibilmente entro in confezione integra, naturalmente non lo staccandolo. Vedere collo alla bottiglia. Vabbè, questa è la stessa cosa. Si conserva una volta aperto, naturalmente, così si conserva in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni. Non dice altro in tutte le altre lingue. Basta. Non mi specifica in quale regione e non specifica quale regione, quando è stato raccolto. Per voi la vostra etichetta, la nostra etichetta di oggi è essenziale, esaustiva, molto per le lingue, diciamo che hanno pensato a far capire quello che forse volevano far capire, ma le altre cose non mi specifica se è pugliese, campano, siciliano, regioni del sud o Italia, non lo specifica, neanche il basilico da dove viene, che forse il più famoso è quello ligure, ricordiamo il pesto. La cipolla, quale? Quella bianca, quella rossa, tropea e altro genere. Sale di quale? Marino, di olio, quale? Bianco, rosso, ci sono tante tipologie di olio, di sali. Poi abbiamo detto zucchero, quale zucchero? Raffinato, di canna, di semola, di vi aspetterà le vostre tavole. Quale tavole? Quale pomodoro, quale oggetto del desiderio? Allora, col pomodoro, basilica, basilico, non si sa di quale luogo, possiamo fare varie ricette, o primi, o antipasti, o secondi, non ce ne si può fare col pomodoro. Si può fare anche un antipasto, un labirintino col pomodoro, se mi ricordo. Black Mary, come si dice, noi non sono molto addentra agli aperitivi, ai cocktail. Questo è un altro mestiere, non lo voglio fare io. Diamo appuntamento naturalmente alla vostra prossima puntata da Quindi a News Sanitatis e su sempre.net con una ricetta col pomodoro in questione e con tutte le altre ricette che avrete a disposizione nel nostro sito e nostro canale di YouTube, che ringraziamo. E ricordiamo sempre il sito www.studiopr.sigradis.net. Arrivederci da Patrizia Pierbattista e dalla nostra redazione.